Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: «Non hanno vino». E Gesù le rispose: «Donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora». Sua madre disse ai servitori: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela». Vi erano là 6 anfore di pietra per la purificazione rituale dei giudei, contenente ciascuna da 80 a 120 litri. E Gesù disse loro: «Riempite d'acqua le anfore». E le riempirono fino all'orlo. Disse loro di nuovo: «Ora prendetene e portatene a colui che dirige il banchetto». Ed essi gliene portarono. Come ebbe assaggiato l'acqua diventata vino, colui che dirigeva il banchetto, il quale non sapeva da dove venisse, ma lo sapevano i servitori che avevano preso l'acqua, chiamò lo sposo e gli disse: «Tutti mettono in tavola il vino buono all'inizio e quando si è già bevuto molto quello meno buono. Tu invece hai tenuto da parte il vino buono finora». Questo, a Cana di Galilea, fu l'inizio dei segni compiuti da Gesù. Egli manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui. Parola del Signore. Avete mai partecipato a un matrimonio? L'ultimo che abbiamo partecipato noi è stato quello di due nostri carissimi amici, Lara e Paolo. È stata una festa bellissima, la cerimonia è stata celebrata nella chiesetta dell'eremo di San Francesco a Rotel, una chiesa piccola ma molto bella. E poi il ricevimento è stato organizzato nei giardini dell'eremo. Una giornata stupenda che ha segnato l'inizio della vita di una nuova famiglia. Il brano del Vangelo di oggi è uno dei miei preferiti e ci racconta proprio di una festa di nozze che avvenne in un piccolo villaggio della Galilea più di 2000 anni fa. L'Evangelista Giovanni ci racconta che l'invitata era Maria e Gesù, con i suoi discepoli, si uniscono per partecipare alla festa. Ci fu uno sposalizio a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Dunque, Gesù era un ospite. Giovanni, nel suo Vangelo, ci informa che pochi giorni prima Gesù si era allontanato dalla Galilea per recarsi in Giudea, dove aveva da poco incontrato Andrea, Pietro e i primi di quelli che poi diventeranno i suoi discepoli. Non rinuncia però a partecipare a questa festa di matrimonio e così si incammina per tornare in Galilea. Beh, dovevano essere proprio degli amici importanti e preziosi per Gesù. Nel corso della festa, Maria si accorge che il vino sta terminando. Le brocche che hanno portato in tavola sono le ultime, poi non avranno più vino da servire. Come fa ad accorgersene Maria? Il brano del Vangelo non ce lo dice, ma evidentemente Maria è una donna attenta anche ai dettagli. Gusta la festa, ma si preoccupa anche di quello che accade intorno ed è sempre pronta a rendersi utile se necessario. Senza dare nell'occhio, si rivolge a Gesù e gli fa notare la difficoltà. Non hanno più vino. Maria pronuncia queste parole a bassa voce, perché intorno gli altri non sentano. Gesù la guarda interdetto. Leggendo il Vangelo sembra che Gesù non voglia intervenire e infatti risponde: «Non è ancora giunta la mia ora». È un momento intenso, fatto di sguardi, come spesso accade fra una madre e un figlio. E Maria, che lo conosce bene, si rivolge ai servi e pronuncia una sola frase. «Fate quello che vi dirà». 5 parole, l'ultima breve frase da lei pronunciata tra quelle che il Vangelo ci riferisce. Altre volte incontreremo Maria insieme a suo figlio e insieme ai discepoli, fino alla croce, alla risurrezione e poi alla Pentecoste. Ma il Vangelo non ci riferirà altre parole
pronunciate dalla madre del Signore. Questa breve frase di invito ai servi alle nozze di Cana è l'ultima che gli evangelisti hanno voluto conservare, un invito che vale per ogni tempo e per ognuno di noi. Fate quello che vi dirà, ma proseguiamo il racconto. Vicino al luogo dove si svolge la festa ci sono 6 giare piuttosto grandi e Gesù chiede ai servi di riempirle di acqua. Quelli, un po' increduli, obbediscono e le riempiono fino all'orlo. Gesù dice ai servi: ora attingete e portatene al maestro di tavola. Chi è il maestro di tavola? Era la persona che organizzava la festa, dava le indicazioni in cucina, teneva d'occhio i servitori, faceva sì che tutto andasse per il meglio. Era lui che assegnava i cibi e i vini e li assaggiava, per approvare oppure per dare delle indicazioni e migliorare le cose. I servi gli portarono una brocca, riempiendola dalle giare piene d'acqua. Quando l'assaggia, il maestro di tavola è entusiasta. Si tratta di vino buonissimo, squisito, di prima qualità. L'evangelista Giovanni ci riferisce che fa chiamare lo sposo per congratularsi della qualità del vino che sta per essere servito. Il maestro di tavola non sa da dove venga quel vino, ma i servi, che avevano riempito di acqua le giare, sanno perfettamente che cosa è accaduto, anche se non se lo sanno spiegare. Durante questo pranzo di nozze, Gesù compie il primo dei suoi miracoli. Un miracolo specialissimo, non solo perché è il primo. Alcuni potrebbero chiedersi se in fin dei conti non si tratta di un miracolo inutile. I miracoli inutili sono quelli che servono a guarire una persona, a sanare una malattia, oppure a sfamare le folle moltiplicando il pane. I miracoli che servono a placare la tempesta sul lago o a ridare la vita a un morto. Ma perché fare un miracolo per dare dell'altro vino a chi ne aveva già bevuto in abbondanza? Forse che Gesù voleva far ubriacare gli invitati? Certo che no. Questo miracolo bellissimo ci aiuta invece a conoscere meglio il volto di Dio. Nel Vangelo di Giovanni, proprio quello che abbiamo letto oggi, i miracoli vengono chiamati segni. Ma che cosa sono i segni? Sono realtà che fanno pensare a qualche altra cosa. Per esempio, il fumo è segno del fuoco. La nuvola è segno di pioggia, e così via. Il vino ai tempi di Gesù è segno di abbondanza e gioia, e Gesù, compiendo questo miracolo, ci vuole dire che è venuto per portare a tutti una vita piena e gioiosa. Ci rivela che il nostro Dio è un Dio che ama la gioia e la festa, non l'ubriachezza, l'essere sfrenati, il farsi del male, lo sballare, insomma tutto quello che a volte purtroppo viene spacciato per festa. No, Dio Padre è contento di vederci contenti, si rallegra profondamente quando il nostro cuore è in festa. Dio stesso, nella persona di Gesù, si unisce volentieri ai suoi figli che con cuore sereno cantano, danzano e gustano la festa. Un altro segno importante che ci viene da questo Vangelo è una conferma. Gesù compie il suo primo miracolo a una festa di nozze, nel momento che segna l'inizio e la nascita di una nuova famiglia. Il sogno di Dio per noi suoi figli e figlie è proprio la famiglia e non smette mai di ricordarcelo, di farcelo capire. Dio Padre avrebbe potuto mandare suo figlio sulla terra dal nulla, eppure ha voluto che nascesse da una madre, che avesse un padre, che lo educasse e lo aiutasse a diventare un uomo. Ha dato Gesù una famiglia, e proprio una nuova famiglia Gesù sceglie per compiere il suo primo miracolo, per rivelare a tutti che egli è davvero inviato da Dio e che ha messo nelle sue mani il potere di trasformare la realtà, di cambiare la natura stessa delle cose. Egli manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui. In questa domenica, allora, custodiamo con noi 2 pensieri preziosi. Il primo è che Dio ama la famiglia. La ama anche se è imperfetta, anche se ogni tanto litiga, anche se a volte a noi sembra che le cose non vadano affatto bene. La ama e l'ha scelta come il bene più prezioso da donare a Gesù, una mamma e un papà che lo hanno amato e aiutato a crescere in sapienza e grazia. La ama e l'ha donata ad ognuno di noi. Poi c'è l'invito di Maria, la madre di Gesù: fate quello che vi dirà. 5 parole in tutto, le ultime 5 parole che Maria pronuncia nei Vangeli.
il suo ultimo insegnamento di cui fare tesoro, perché in qualche modo contiene la risposta a tutte le nostre domande. Vogliamo provare? Se chiediamo alla Madonna che cosa è veramente importante, che cosa serve per essere felici, usando quelle 5 parole lei ci risponde: fate tutto quello che vi dirà. Se invece le chiediamo che cosa devo fare per vivere secondo il Vangelo, lei con quelle 5 parole ci risponde: fate tutto quello che vi dirà. E infine, se le domandiamo come possiamo meritarci il paradiso, senza dubbio, con quelle 5 parole lei ci ripeterà sicura: fate tutto quello che vi dirà. E potremo andare avanti ancora con altri esempi. Sì, Gesù, vogliamo vivere sempre facendo quello che tu ci suggerisci attraverso la tua parola che ascoltiamo ogni domenica. Vogliamo fare quello che ci chiedi e vogliamo farlo con cuore sereno e gioioso, perché dentro di noi brilla la certezza di essere amati dal Padre buono, che è felice quando noi siamo felici e che vuole fare festa con noi ogni giorno, fino alla festa senza fine del suo regno. Buona domenica e buona festa.